che ho a questo punto super testato. Sinceramente avrei voluto tanto fare un video prima in modo che questo video potesse essere utile nell'immediato a qualcuno che magari ancora non era stato in vacanza, però mi sa che ormai abbiamo esaurito quasi tutte le vacanze, quindi a questo punto dell'anno forse non vi servirà tantissimo, ma sarà sicuramente ottimo da sapere per il nuovo anno per chi magari farà delle vacanze al mare invernali, chi lo sa. Il prodotto in questione, come avete detto dal titolo, è... dov'è? È questo integratore per la tintarella in Neov Solaire Intensif. E, come ben sapete, io su Facebook tantissime volte vi ho chiesto se c'era qualcuno che utilizzasse gli integratori per l'abbronzatura, se ci fosse qualcuno che appunto ne avesse trovato qualcuno, non in pillole, poiché io ho un po' di difficoltà ad deglutire appunto capsule, pillole, eccetera. Non ho trovato nulla, però conoscevo appunto la validità di questo tipo di integratore, ne ho sentito parlare bene, ho visto molte recensioni positive. Queste sono capsule leggermente molli, quindi per chi non ha problemi a deglutire sono anche abbastanza pratiche. Però ovviamente per me lo è, quindi è stato un problema. Avevo anche cercato su internet e contattato gli esperti sul sito di Neov per chiedere appunto come poter fare in questo caso, se fosse stato possibile ad esempio forare la capsula e diciamo prendere solo il succo che c'è all'interno, perché ci sono diverse tipologie di pillole. Ce ne sono alcune che hanno appunto la capsula perché hanno bisogno di agire direttamente all'interno dello stomaco, altre invece magari sono a forma di pillola per praticità o perché magari hanno un cattivissimo sapore per cui per appunto facilitare l'assunzione. Non sapevo onestamente che tipologia di capsula fosse, che tipologia di pillola fosse tra queste tre che vi ho elencate. Quindi nel dubbio, e comunque ovviamente non facendo male, mi sono detta, ma sai che ci sta, ci provo, provo a forarla e a prelevare solo il succo e vediamo come va, tutto al più non farà effetto. Quindi ho cominciato ad assumerlo a metà giugno, mi pare, sì, se non sbaglio metà giugno, sono 30 capsule da assumere una al giorno. Ho avuto la costanza di assumerle in 30 giorni, quindi senza dimenticarne mai una, e quindi diciamo che io a metà luglio ho terminato l'applicazione. Questo tipo di capsule, appunto, andiamo nello specifico a dirvi che cosa sono, si fanno bene l'abbronzatura nello specifico, contengono la vitamina E, il beta carotene. E poi ci sono ovviamente altri componenti che vanno appunto a velocizzare l'abbronzatura, a far diventare il colorito più omogeneo, aiutano a farla durare anche un pochino in più, ovviamente proteggono anche la pelle dai radicali liberi e quindi da tutti i danni nocivi che il sole può causare. Quindi è sempre consigliabile appunto prenderlo prima dell'esposizione al sole, quindi ho valutato, ho pensato che comunque se tutto fosse andato bene sarei riuscita a fare qualche bagno in agosto e quindi per questo ho scelto come periodo metà giugno. Io purtroppo, sfortunatamente, nei miei pochi giorni di permanenza al sud sono riuscita a fare 3 mezze giornate di bagni al mare e una mezza giornata di piscina quando poi sono ritornata di nuovo a Milano. E questo qui che vedete, non so se si vede bene dalla videocamera, è la tintarella che sono riuscita ad ottenere in queste poche giornate, che devo ammettere sia tantissima. Cioè, molti miei amici mi guardano e mi dicono: caspita, come sei abbronzata in tutto ciò. Adesso è il 10 settembre. E adesso non so quando andrà online il video, però oggi che registro è il 10 settembre e in pratica quindi da quanto tempo ho smesso di prendere il sole? Da una quindicina di giorni, se non pure di più. Quindi vedo che l'abbronzatura permane, è stata veramente fortissima a questo punto. Sicuramente mi sono abbronzata molto più di quello che mi aspettassi, considerando che ho preso il sole pochissimo.
E quindi il mio test è stato positivo, cioè penso che abbiano sicuramente fatto effetto perché non mi so spiegare altrimenti in 3 mezze giornate di sole come potessi abbronzarmi in questo modo. Certo, non mi aspettate di diventare super nere, però sicuramente una mano in più la dà. Io non ho mai avuto grossi problemi ad abbronzarmi, per fortuna. Il sole mi vuole particolarmente bene e quando mi espongo mi abbronzo veramente facilmente, però quando mi abbronzo, quando c'è il sole, in questo caso sono andata veramente poco al mare, devo dire che è stato forse, ma ancora di più, il test per rafforzare la mia tesi che questo esperimento ha funzionato. Quindi l'applicazione com'è stata? Ho preso la capsula, con uno stuzzicadenti sono andata a creare un forellino. E l'ho premuta direttamente in bocca. Vi dico già che il sapore è, beh, schifosissimo. Quindi, se proprio non riuscite, magari io quello che facevo era premerla tutta in bocca e poi fare un sorso grosso d'acqua, così da far scendere tutto e non sentire grandi cattivi sapori, altrimenti provate con un po' di zucchero oppure con una mollica di pane, insomma cercate comunque di deglutire quanto più velocemente possibile, più resta in bocca e più sentirete il cattivissimo sapore. L'altra cosa importante appunto è cercare di non saltare i giorni, fare questo ciclo di 30 giorni e non saltandone neanche uno. Io mi sono trovata molto bene, quindi per chi come me ha difficoltà con le pillole, io non posso che consigliarvi appunto di utilizzarle in questo modo. Trovo che queste INEO, che sono della Nestlé in collaborazione con L'Oréal, siano veramente ottime. E nulla, quindi termino qui questa recensione su questo prodotto che speravo purtroppo di farvi prima, ma immaginerete con la situazione trasloco come sia messa bene. Infatti, se vedete la nuova location, sono nella nuova casetta che è ancora in work in progress. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!